Mikołaj Kopernik był nie tylko znanym astronomem i lekarzem, ale także prawnikiem. Dlatego, jeżeli chodzi o Akademię Kopernikańską, poza izbami zajmującymi się naukami takimi właśnie jak astronomia czy medycyna, mamy Izbę Nauk Prawnych. Jest z nami dzisiaj pan dr Manuel Woskowi, prawnik, włoski senator, członek Izby Nauk Prawnych Akademii Kopernikańskiej. Właśnie. Jest on również współtwórcą Akademii Federale, gdzie kształci się liderów politycznych we Włoszech. Panie senatorze, współczesna Europa nieustannie się zmienia, także pod względem prawnym. Proszę powiedzieć, czy jest w ogóle możliwa unifikacja naszego kontynentu pod tym względem? Czy każde z państw powinno zachować swój własny system prawny? Allora, per me è un errore unificare tutte le leggi. Io penso che la diversità dei singoli stati, penso alla Polonia, penso all'Italia, penso alla Grecia, la Germania, sia proprio differente. Per cui dobbiamo capire oggi che devono essere valorizzati i singoli stati, creando comunque una differenza tra gli stati. Quello che ci deve unire sono i valori. Ecco, i valori sì, i valori dell'Europa devono essere gli stessi, ma le singole leggi devono essere diverse, anche perché come fa, magari per lo stesso tema, il mare in Italia ha dei problemi, magari le colline di un altro paese hanno altri determinati problemi, la storia delle singole comunità. Io lo vedo in Italia, la stessa Italia è diversa da regione a regione, per cui anche noi abbiamo delle differenze proprio di cultura, di mentalità. Andare a unificare le leggi la vedo un'operazione veramente difficile. Secondo me non bisogna anzi omologarle, ma devono essere diverse. In uno slogan possiamo racchiuderlo nel rimaniamo diversi ma uniti. Valorizziamo le differenze ma rimaniamo uniti. Questa è l'Europa che io vedo, un'Europa basata proprio sul valore delle differenze, valorizzare le differenze. Które z obszarów europejskiego prawa wymagają największej modyfikacji? Ma io penso che oggi l'Unione Europea sia una cosa, un istituto importante, però che ha passato, come tutte le cose, è nato decenni fa e deve essere cambiata la struttura dell'Europa. Oggi abbiamo un'Europa, a mio avviso, che è basata molto sui burocrati. Ecco, è molto distante questo tipo d'Europa dalla volontà dei cittadini. Per cui penso che dobbiamo passare da un'Europa dei burocrati a un'Europa dei popoli. Penso che il Parlamento europeo debba essere valorizzato sempre di più, dare più competenze al Parlamento europeo e meno alla Commissione. La stessa Commissione sarebbe bello fosse espressione del Parlamento. Ecco, dobbiamo capire che dopo, insomma, decenni, l'Unione europea, se vogliamo che sia un valore, dobbiamo cambiare la struttura, portandola a un'Europa dei popoli, non all'Europa dei burocrati, perché sennò c'è una distanza importante tra i singoli cittadini e l'Unione Europea. I cittadini a questo punto abbandonano l'idea di Europa e vedono altro e si ritorna ai singoli stati. Per valorizzare l'Europa dobbiamo avvicinarla creando un'Europa dei popoli. Czy wojna w Ukrainie sprawi, że europejskie prawo trzeba będzie w jakiś sposób zmodyfikować? Czy trzeba będzie zmodyfikować prawo w poszczególnych krajach? Jak pan sądzi? Allora, la questione dell'Ucraina io l'ho vissuta molto perché sono stato vicepresidente della delegazione italiana in Consiglio d'Europa e devo dire che secondo me è mancata molto la diplomazia internazionale. Ecco, l'Europa deve avere una diplomazia internazionale più importante e più forte. Io non penso che cambieranno le leggi e i regolamenti. Bisogna formare i giovani e fare capire che la dittatura è sbagliata. Ecco, noi oggi ci troviamo davanti a un paese che ha invaso un altro paese e non sono le leggi che oggi fanno la differenza, ma come ho detto all'inizio sono i valori, sono far crescere le nuove generazioni capendo il valore della pace, valendo appunto il valore delle differenze. E questa Europa, anche riferito all'Europa, anche se vuole cambiare, deve dare sempre più importanza alla diplomazia internazionale, cosa che ho visto perché l'ho toccata con mano. Questa volta, secondo me, l'Unione Europea, se ha una colpa, è quella. Le leggi e i regolamenti poco contano, qui più una questione, insomma, di cultura e di valori. Bardzo dziękuję za rozmowę. Grazie a lei.